Buonasera da Mayra Trevisan e benvenuti a questo spazio notizie dedicato al Friuli Venezia Giulia. Apriamo con la cronaca, grazie alla segnalazione della titolare di un'attività commerciale che non si è girata dall'altra parte e ha attivato i carabinieri, è emersa una terribile storia di maltrattamenti in famiglia. Protagonista una 52enne triestina che da tempo picchiava il figlio 13enne. Agghiaccianti i dettagli raccolti dagli uomini dell'arma nel corso delle indagini, anche con intercettazioni ambientali e telecamere nascoste delegate dalla Procura della Repubblica. Il nucleo investigativo dei carabinieri infatti ha raccolto in brevissimo tempo prova delle violenze e delle vessazioni che il ragazzo minorenne era costretto a subire dalla madre. A questo si aggiunge il fatto che la donna avesse istruito il figlio a mentire, spiegandogli quali risposte fornire nel caso in cui qualcuno lo avesse interpellato sui vari segni, lividi e graffi presenti sul suo corpo. In questo modo la donna era riuscita a evitare in passato una condanna per analoghi fatti. A rendere il quadro ancora più drammatico la situazione di degrado igienico in cui versava l'abitazione. La totale sudditanza del ragazzo, che ormai sottomesso alle violenze non offriva alcuna forma di resistenza, anche istintiva, ha condotto l'autorità giudiziaria a richiedere immediatamente l'arresto della 52enne triestina e a disporre la sua custodia cautelare in carcere. Il ragazzo è stato invece affidato ai servizi sociali e inizierà un percorso di recupero psicologico. Cambiamo argomento, si è chiusa la 13ª edizione dell'Aquileia Film Festival, la rassegna di cinema, arte e archeologia che ha animato Aquileia per una settimana, organizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva, Firenze Archeofilm e con il Comune di Aquileia, Regione Friuli Venezia Giulia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Promo Turismo FVG e tante altre realtà, tra cui la Scuola Mosaicisti del Friuli. 7 serate tra archeologia, storia e attualità che hanno registrato quasi sempre il tutto esaurito sulla piazza, ha sottolineato Roberto Corciulo, presidente della Fondazione Aquileia, con 4.650 spettatori in platea, un riempimento dell'83% della capienza totale e 3 serate con gli 800 posti a sedere completamente esauriti. Il dato straordinario, che ci conferma una volta in più quanto forte sia l'interesse del pubblico per le proposte culturali, è che accanto alla Piazza Reale tutte le sere c'era una piazza virtuale collegata in diretta streaming che ha totalizzato 10.323 utenti unici collegati da 11 paesi, in testa Italia, Stati Uniti, Canada, Francia e Germania. L'88% del pubblico presente ad Aquileia è over 40, l'86% circa di partecipanti proviene da territorio regionale, il 66% dalla provincia di Udine, il 15% dalla provincia di Gorizia, il 5% dalla provincia di Trieste. Altre presenze significative da Milano e Venezia e 30 persone da Francia e Germania. Il sito internet della Fondazione Aquileia ha avuto un incremento di utenti dell'87,8% nell'ultimo trimestre, con 86,5% di nuovi utenti concentrati prevalentemente nel mese di luglio, in cui sono state attivate le prenotazioni. Sui social il pubblico risulta essere il 70% declinato al femminile, con 107.929 utenti raggiunti su Facebook, un incremento del 442% di visite alla pagina e una fascia d'età raggiunta tra i 35 e i 64 anni. La prossima edizione, annuncia Corciulo, si terrà dall'1 all'8 agosto 2023. L'obiettivo è continuare a indagare la storia per conoscere i passi di chi ci ha preceduto. Spostiamoci a Lignano Sabbiadoro. Il mese di agosto ha portato agli incontri con l'autore e con il vino promossi dall'associazione Lignano nel terzo millennio, presieduta da Giorgio Ardito, una delle più influenti scienziate italiane, Ilaria Capua. Questa sera l'autrice al Palapineta ha parlato del suo ultimo libro, Il coraggio di non avere paura, la pandemia vista da una stella, perché l'attacco di un nuovo virus è stato sottovalutato ed è potuto diventare una pandemia con conseguenze
conseguenze drammatiche in tutto il mondo. Cosa ci ha insegnato questa emergenza planetaria sulla cura dei più fragili, sul rispetto per l'ambiente e sulle difese sanitarie tra malattie trasmissibili e nuovi vaccini? Ilaria Capo intreccia le sue meditazioni personali e le sue riflessioni pubbliche sulla crisi che ha coinvolto la vita di tutti. Come in un diario, rievoca il pericolo a lungo trascurato e gli eventi passati, richiama le conseguenze sul pianeta, l'inquinamento e gli effetti sulla biodiversità e l'importanza del comportamento e della responsabilità dei singoli nell'adottare nuove abitudini per il bene di tutti. Cambiamo argomento, ascoltare le preoccupazioni di sindaci e rappresentanti delle comunità coinvolte in merito alla realizzazione di una centrale di cogenerazione da fonti fossili presso le stazioni di pompaggio del Lago dei Tre Comuni e di Casteons di Paluzza. Con questa finalità e su interessamento dei consiglieri Massimo Morettuzzo e Luca Boschetti, il presidente dell'Assemblea del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, ha incontrato nel corso di una riunione d'emergenza svoltasi in consiglio regionale il sindaco di Paluzza Massimo Menti, accompagnato da alcuni esponenti dei comitati Alto But, San Dorligo della Valle, Dolina e Salvalago. Al centro del confronto l'esito della relazione estesa dall'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia su richiesta dell'amministrazione di Paluzza per il progetto di realizzazione di una stazione di pompaggio nel comune Carnico, che sottolinea come gli investimenti che SIAT vorrebbe mettere in campo abbiano una natura prevalentemente economica senza evidenti benefici per l'ambiente e i cittadini. Ce ne parla Piero Mauro Zanin. Dalla relazione dell'app emergono più interessi economici che ambientali. Quali le richieste e che cosa possiamo fare? Abbiamo incontrato questo sindaco di Paluzza, esponenti dei comitati, per porre l'accento su un approfondimento relativamente a questo impianto che si vuol fare presso la SIOT, che riguarda il comune di Paluzza e di Cercivento, alcuni impianti di cogenerazione affiancati alle stazioni di pompaggio della stessa SIOT. E da questo documento che è stato presentato da parte dell'APE emergono alcune criticità in termini di emissioni e anche in termini di sostenibilità economica. L'impegno che è stato assunto è quello di chiedere all'amministrazione i documenti, quindi un approfondimento della situazione e accendere in qualche modo un'attenzione rispetto a questi impianti che, se sono legittimi, possono essere fare, devono anche però in qualche modo restituire qualcosa al territorio e essere in qualche modo compatibili anche con tutto quel progetto di sviluppo turistico che la regione è ambientale, su cui la regione sta mettendo tanti soldi in questi ultimi anni. Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un saluto da Mayra Trevisan, in regia Davide Nucera, buon proseguimento con i programmi di Caffè TV 24.